Amici telespettatori, buonasera dal Pompei, Teatro di Costanzo Mattiello, per parlare di violenza di genere e violenza assistita. Il giorno 16 gennaio 2016, con inizio alle ore 16:30 in Pompei, al Teatro di Costanzo Mattiello, l'associazione Mai più violenza infinita ha organizzato il convegno internazionale dal titolo Violenza di genere e violenza assistita, due facce di una stessa medaglia. Ma che cos'è la violenza? La violenza è rappresentata da ogni forma di abuso di potere e controllo che si manifesta attraverso il sopruso fisico, sessuale, psicologico ed economico. Questi diversi tipi di violenza possono presentarsi singolarmente oppure insieme, agendo come un effetto domino. Una forma di controllo apre le porte all'altra. Ciò accade soprattutto quando conosciamo chi usa violenza e siamo legati a lui da un rapporto evidentemente di natura affettiva. Anche nelle aggressioni subite da estranei, tuttavia, la violenza fisica si può accompagnare a minacce, umiliazione, limitazione della libertà di movimento, di pensiero, denigrazione e pregiudizio. Le donne ed i bambini ne sono purtroppo maggiormente colpiti e, nonostante ci sia molto da fare, occorre quindi sforzarsi sempre più per arrivare ad una rapida risoluzione della problematica. Professore Alfano, lei è l'organizzatore di questo convegno Mai più violenza infinita. Pompei assume una importanza fondamentale perché la città mariana per antonomasia, e in questo caso è il caso di dire la violenza è donna. Grande sforzo organizzativo, grandi relatori, nella speranza che possa uscirne qualcosa da un punto di vista umano e scientifico, per istruzioni per l'uso da come difendersi di questo male. Ma guardi, io ho avuto l'onore di organizzare questa manifestazione perché credo che la violenza debba avere un lieve stop, cioè la violenza sulle donne e sui bambini è veramente deleteria per il futuro e per il progresso. La violenza, come ho detto prima, è figlia dell'ignoranza. Credo che le istituzioni, insieme alle forze dell'ordine, ma maggiormente insieme al cittadino, il quale non deve far finta sempre di non vedere, ma deve avere il coraggio di denunciare, bisogna fare un passo in avanti. Ora, perché la scelta su Pompei? Pompei, io credo che insieme a Roma forse è la città più conosciuta nel mondo. Noi prossimamente svilupperemo un progetto da attuare maggiormente su tutto il territorio e maggiormente su Torre Annunziata, perché crediamo che tutto il comprensorio meriti un'attenzione maggiore. Questo è il nostro orientamento. Magnifico rettore Gaetano Manfredi dell'Università Federico II di Napoli, ancora una volta la scuola e l'istruzione per l'uso, la vera ricetta contro la violenza, in questo caso contro la violenza di genere. La sua università è stata la prima a porsi questo problema e addirittura a mettere in atto un osservatorio. Sì, noi abbiamo un'antica tradizione di interesse dell'Ateneo nei confronti sia della violenza di genere intesa come violenza sulle donne, sia anche relativa a tutte le problematiche che riguardano lo stalking e i problemi di disagio psicologico, e in quest'area abbiamo un centro di Ateneo che è il Sinapsi, che lavora fortemente proprio in questa direzione e fa attività di ascolto e anche di sostegno psicologico ai nostri studenti, e l'esperienza dimostra in questi anni che il fenomeno è un fenomeno che sta emergendo sempre di più e che i nostri giovani portano all'interno di questa loro esperienza anche quello che è un po' il frutto della loro esperienza familiare, e quindi la università in questo svolge una funzione molto importante, non solo di sostegno ma di educazione. Quindi scuola e famiglia nella sua cittadella, che conta ormai 80.000 studenti e più, sono gli ingredienti fondamentali per combattere questo fenomeno, innanzitutto con l'esempio. È così, oggi l'università non è solo una struttura di formazione e di ricerca, è anche una grande struttura di azione sociale che deve rivolgersi a questa grandissima comunità che è fatta di 80.000 studenti, quindi 80.000 famiglie, per portare un contributo
contributo culturale anche di crescita sociale, soprattutto in territori difficili come quelli della nostra regione. Juan Domenico Lepero, già procuratore capo della Procura di Napoli, praticamente lei ha avuto un osservatorio particolare nel territorio di giurisdizione. Stasera parliamo proprio di violenza in generale, ma violenza di genere, che in questa regione sembra che i casi di denuncia siano aumentati e di conseguenza c'è grande sensibilità e grande attenzione verso il problema. Il tema è molto attuale e d'altra parte soprattutto perché in quest'ultimo periodo c'è stato un altro tipo di violenza, la violenza che c'è sempre stata e va sempre combattuta e repressa, incominciando dalle scuole, insegnando appunto ai ragazzi a non rispondere con le mani, con la violenza, ad atti di violenza, ma cercando di convincerli a avere il contraddittorio, a parole che è molto meglio di usare le mani e altro tipo di violenza. Però quello che oggi interessa soprattutto e che fa paura sono la violenza dei minori. Ci sono formate delle gang di ragazzini che naturalmente aggrediscono non soltanto altri ragazzini ma anche i maggiorenni, che commettono atti di violenza nei confronti per esempio delle linee ferrate, quindi lanciando piede o naturalmente facendo altri gesti. Ma le stesse poi nell'altra parte non possiamo dire ma la causa è soprattutto perché viviamo in un mondo molto frenetico. Quando noi ci mettiamo già in macchina la circolazione stradale caotica ci comporta di diventare persone diverse da quello che siamo normalmente, perché siamo in tensione, quindi ci rivolgiamo con atti di violenza. Soprattutto oggi si parla anche di violenza assistita, il nuovo neologismo, non so chi la penso che sia stata la Cassazione a parlare di violenza assistita. È un termine che a me non piace perché in effetti si riferirebbe alla violenza fatta nelle case alla presenza di minori, quindi il minore verrebbe in un certo modo violentato dagli atti di violenza commessi in famiglia. È una cosa un po' strana, che non è una ipotesi di reato prevista specifica, ma che può costituire un aggravante del reato di maltrattamento, ma ci vuole prima il reato di maltrattamenti per poter naturalmente arrivare alla violenza nei confronti dei minori, quindi è una cosa un po' ben diversa. Comunque è un fatto che oggi bisogna combattere, essere più calmi, anche se la vita frenetica naturalmente ci porta a essere purtroppo violenti. Virginia Ciaravolo, presidente dell'Associazione Internazionale Mai Più Violenza Infinita, stasera un parterre d'eccezione a Pompei per parlare di questa violenza di genere e anche di questo nuovo neologismo violenza assistita. Quando noi parliamo di violenza assistita, noi ci riferiamo in modo particolare ai minori che assistono appunto alle violenze perpetuate quasi sempre dal capofamiglia, e quei minori che assistono a quelle violenze molto spesso perpetueranno nel futuro, quindi questo è un fenomeno di cui noi dobbiamo tenere larga parte. Si lamentava la carenza di un osservatorio per porre rimedio, per vedere laddove quelle macro aree dove porre particolare attenzione. Qual è lo stato dell'arte? Allora, diciamo che le cose sono migliorate, i dati Istat del 2015 sono abbastanza favorevoli, nel senso che le denunce, grazie anche a lavori come questi, andando in giro per tutta l'Italia, quindi sensibilizzando la popolazione, diamo coraggio alle donne. Quindi i dati Istat del 2015 ci mostrano che molte più donne denunciano questo tipo di reato e quindi fortunatamente non si arriva poi all'omicidio finale. Però c'è da dire che è cambiata la tipologia di violenza, perché è diventata più sadica, più forte, più aggressiva, più maligna. Molto si sta facendo, secondo me, tantissimo dobbiamo ancora fare. L'osservatorio c'è, esiste, quindi pian pianino stiamo rimettendo a posto quelli che sono i tasselli per cercare una risoluzione del problema. È chiaro che c'è bisogno di tutti quanti noi, di qualsiasi figura, e l'approccio alla problematica deve essere un approccio multidisciplinare. Nessuno singolarmente detiene e ha in sé le tavole di pietra per poter risolvere la situazione. Solo unendoci e facendo rete con le diverse comunità
componenti professionali noi arriviamo alla risoluzione del problema. Ecco, dagli illustri relatori però è emerso che due punti di partenza hanno trovato senz'altro concordi tutti quanti: la famiglia e la scuola. Esatto, ed è quello che noi diciamo da sempre ed è quello che abbiamo provato attraverso il nostro progetto che è durato 2 anni e che abbiamo portato tutta l'Italia, in tutta Italia. Gli attori principali sono la famiglia e la scuola, è da lì che dobbiamo partire per rieducare ad una nuova cultura. Un'ultima cosa, lei è anche criminologa, ma travolta il legislatore arriva tardi a legiferare e quindi uno rischia di ritrovarsi, colei che ha denunciato, si rischia di trovarsi il suo aggressore nuovamente agli arresti domiciliari laddove è stato commesso il reato. Questa è una nota dolente che la giurisprudenza italiana sta cercando di colmare. È verissimo che molto spesso accade che ti ritrovi, quasi raramente, lo stalker, quindi colui che induce in azioni violente nei confronti di una donna, venga incarcerato. Questa è una tematica fondamentale perché un'altra faccia della medaglia che noi dobbiamo andare assolutissimamente ad andare a studiare è quella che riguarda il recupero dei sex offender, il recupero di coloro che commettono reati violenti nella sfera sessuale anche, ed è per questo che Mai più violenza infinita da pochissimo tempo è entrata in un progetto al carcere di Bollate dove ci occupiamo appunto della rieducazione dei sex offender. Senatrice Puppato, dicevamo che talvolta il legislatore nella violenza di genere, in quella cosiddetta violenza assistita, talvolta arriva tardi, ma lei che ha un osservatorio privilegiato al Senato della Repubblica, qual è lo stato dell'arte? Beh, decisamente abbiamo fatto passi da gigante in questi anni dal punto di vista diciamo legislativo, ma non siamo ancora alla sufficienza perché il gap era notevole, quindi siamo stati uno dei primi paesi europei ad assorbire la Convenzione di Istanbul proprio contro la violenza in generale, contro tutte le violenze. Inoltre abbiamo per la prima volta finanziato i centri antiviolenza in Italia, però questo secondo me non è solo questo il tema, perché nell'ultima finanziaria, nel silenzio più o meno generale, abbiamo voluto approvare una norma che sembra banale ma importantissima. Avevamo previsto 15 giorni almeno di congedo obbligatorio per i padri alla nascita del figlio, proprio in aiuto alla mamma, ma anche per riuscire a condividere fin da subito la nascita di un bambino e a far considerare alla società il valore enorme che ha per tutti noi oggi la nascita di un figlio. E quindi non siamo riusciti a portare avanti i 15 giorni, ma abbiamo ottenuto il raddoppio, cioè 2 giorni di congedo obbligatorio. Perché dico questo? Perché oggi, se si vuole ottenere davvero la parità e il rispetto, perché poi la parità vuol dire sostanzialmente il rispetto davvero reciproco pieno, bisogna valutare gli aspetti che riguardano soprattutto i fattori culturali e sociali. E lì possiamo fare tutti molto, ciascuno di noi a partire dalla propria vita. Io accennavo al fatto che se guardo indietro, quello che sono, lo sono diventata in un paese di provincia negli anni in cui le difficoltà economiche c'erano, perché mio padre era figlio di un monogenitore, nel senso che gli era rimasta solo la mamma e l'ha sempre idolatrata, ha sempre voluto una figlia femmina, e probabilmente da questo io ne ho tratto convinzione personale a crescere le competenze, ma anche a considerare possibile una vera parità tra gli uomini e le donne, quella che vedevo in casa ma non vedevo nella società italiana e che ho dovuto conquistare anche nella famiglia che poi ho costruito successivamente. Credo che l'aspetto culturale, voglio dire, sia un fattore che interessa moltissimo il mondo maschile, perché solo così si diventa persone autonome, serene, credibili, e nei confronti dei figli si costruisce un terreno di crescita davvero omogeneo. Ecco, senatrice, tutti erano concordi nell'indicare 2 vie di uscita, 2 valori che sono la famiglia e la scuola. Tralasciando un attimo la scuola, anche in Parlamento si parla in questi ultimi tempi tanto, tanto di famiglia. Per fortuna si è cominciato a considerare le politiche familiari come una necessità. Politiche familiari vuol dire che c'è uno Stato che deve considerare fondamentale il servizio alla persona, perché altrimenti inevitabilmente avremo l'accudimento obbligatorio delle donne, sempre e comunque interrompendo anche le proprie vite, la propria capacità di indipendenza economica, la propria necessità di svolgere un lavoro che le soddisfi dal punto di vista anche personale. Insomma,
ma tutti questi aspetti sono di grande rilievo e io credo che se ancora, ripeto, siamo all'inizio di un percorso, perché l'Italia ha veramente un arretrato notevole da questo punto di vista, però anche tutto il tema dei diritti civili che stiamo affrontando in questi giorni, e il 2016 dovrà essere l'anno dei diritti civili per esempio, e quindi dovremo mettere a punto molte leggi e buone leggi soprattutto per garantire a ognuno di noi, a prescindere non solo dal sesso ma dal colore della pelle e a prescindere anche dagli orientamenti sessuali. Quindi c'è un impegno a fare in modo che l'Italia esca da questa arretratezza e soprattutto sia un paese in cui lo Stato, le regioni, le istituzioni pubbliche, i comuni siano dotati di risorse. Abbiamo liberato i patti di stabilità nei comuni che sono virtuosi, sono capaci di una buona gestione e abbiamo permesso loro per esempio di investire in sociale e in scuole. Avvocato Torrese, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, anche l'Ordine pone particolare attenzione alla problematica oggetto del convegno, addirittura con uno sportello antiviolenza. Sì, io sono molto orgoglioso di questo perché l'esperienza del nostro Ordine è la prima in Italia. Il nostro Ordine primo in Italia ha istituito questo sportello antiviolenza che ha l'ambizione e le aspettative di creare una rete virtuosa per cui la persona che è soggetta alla violenza, una vittima della violenza, possa immediatamente parlare con questo gruppo di 120 avvocati che in maniera volontaria e gratuita assistono fin dalle prime fasi queste persone che hanno subito violenza e lo immettono in un percorso virtuoso di assicurazione, prevenzione, repressione, ma anche di accompagnamento ad altre a strutture comunali che dove possano trovare un riparo e un posto sicuro dove stare nel momento in cui si mette in moto un meccanismo di denuncia. Onorevole Massimiliano Manfredi, Commissione parlamentare antimafia, grande attenzione del governo e suo personale per i reati in generale ambientale ma per la violenza di genere in Campania, e stasera siamo qui a Pompei per un convegno molto importante che va proprio in questa direzione. È un'iniziativa molto importante quella messa in piedi dall'associazione Mai Più Violenza nei confronti delle donne, dal professore Alfano, ed è credo che sia anche importante la risposta che il Parlamento sta dando in questi mesi. L'approvazione del decreto del femminicidio rappresenta una svolta sia sotto il profilo dei reati che delle procedure, ma anche sulle poste economiche messe sul piano nazionale antiviolenza e le case di accoglienza per le famiglie, per coloro che sono vittime di queste di questo dramma e di queste tragedie. Prima ho ricordato di come paradossalmente i fenomeni criminali come la camorra, la mafia in un certo senso siano più avanti delle società, perché abbiamo capi clan donna, la donna ha una fase anche di guida ormai in questi processi, mentre all'interno della società questo fenomeno solo adesso si sta portando avanti. Il decreto sul femminicidio insiste su due fattori soprattutto importanti, che sono quelli della relazione affettiva, cioè nel senso che non ci può essere differenza sulla violenza se si è fidanzati, se c'è un rapporto legame o c'è un matrimonio oppure dopo c'è un divorzio che potrebbe alleggerire la situazione, e secondo quello di impedire alle donne che hanno esposto querela ma che continuano ad essere stalkizzate in attesa poi che iniziano i giudizi, di ritirarla per paura, perché molti sono i casi che questo ci portano, così come invece nei casi più leggeri ci sono anche casi di denunce fasulle. Tutto questo è importante, ma l'importante è la prevenzione sia soprattutto lavorando nelle scuole, nelle famiglie, dal punto di vista culturale, perché come faceva vedere prima il generale Garofalo, gli omicidi in Italia nel corso degli anni sono diminuiti, ma sono triplicati quelli sulle donne, quindi questo è un segnale molto pericoloso su cui bisogna lavorare, sapendo che viviamo in una società nella quale ormai la parità è un diritto acquisito, ma nella pratica questo dislivello invece si manifesta ancora. Ecco, da un punto di vista della Campania, anche da un punto di vista di questi reati cosiddetti ambientali. Ma sui reati ambientali noi siamo la classe dirigente che per la prima volta dopo 40 anni è riuscita a far approvare in Parlamento il nuovo testo sui reati ambientali. È una svolta storica, in quanto praticamente la legge sui delitti ambientali sana una ferita, nel senso che di questo si facevano convegni, si parlava, ma erano 30 anni che l'appello di Lega Ambiente veniva inascoltato. Abbiamo messo in campo invece tutta una serie di norme nuove che soprattutto
in una terra come la nostra, martoriata, che vive il dramma e la difficoltà di noi cittadini e nati nella terra dei fuochi, paradossalmente c'è una nuova classe dirigente che ha dato un segnale di inversione di tendenza. Logicamente il problema da qua a risolvere è ancora lungo, ma credo che almeno questi atti così importanti, che in alcuni casi sono storici, servano a recuperare un rapporto di fiducia nei confronti dei cittadini, sapendo che questo cammino la nuova politica lo deve fare sempre insieme a loro. Rosa Praticò, vicepresidente dell'associazione Mai Più Violenza Infinita, grande sforzo organizzativo, un parterre d'eccezione, relatori altrettanto, stasera un sogno coronato che sembrava tanto lontano. Noi vogliamo semplicemente propagare le nostre buone prassi, per noi è importante che nei convegni vengano tante persone e diventino ambasciatrici o ambasciatori di un grande messaggio, un messaggio che parte per noi dalle scuole, ma che comunque vuole raggiungere tutte le persone che sono a favore di una ricostruzione di un mondo nuovo che non sia sempre all'insegna della violenza in generale, perché noi ci interessiamo di violenza di genere e in genere, per cui per noi questi sono quei sassi famosi che cadono nell'acqua e si propagano per arrivare a tutti al fine di costruire un mondo nuovo, libero da tutte le forme di violenza. Ecco, anche la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo nella città mariana fa capire che non è casuale la scelta di Pompei per questo importante tema. Assolutamente no, perché la più grande donna, secondo noi, che è esistita mai è Maria, ha donato la vita e questo dobbiamo fare noi, dobbiamo sviluppare una coscienza di donazione della vita, non di negazione della vita. Se noi creiamo un circuito positivo in favore di una ricostruzione in merito alla non violenza, sicuramente tutto questo ha un senso. Generale Garofano, la sua professionalità, la sua sensibilità e l'amor di patria da più anni sempre a servizio del cittadino, e lei nel suo intervento ha detto che gli omicidi diminuiscono, ma ahimè nelle mura domestiche avvengono sempre più reati. Sì, in realtà questo è un paradosso e dimostra che rispetto alla violenza di genere, che poi nell'omicidio assume la sua forma più tragica, noi non abbiamo saputo reagire con la stessa volontà di soluzione e quindi abbiamo in qualche modo sottovalutato questi dati e peggio ancora, forse mi viene da pensare che non l'abbiamo considerato effettivamente quella grande minaccia che effettivamente è. E allora significa che è tempo che su questi dati noi ragioniamo, e per far questo dobbiamo soprattutto puntare a una rinnovata educazione dei nostri ragazzi, sia ai maschi sia alle femmine, quindi puntare sull'educazione alla relazione per cercare, insomma, di risolvere, un po' emerso tutta questa sera, risolvere un po' gli stereotipi che ancora oggi, ho non a caso richiamato un interessante lavoro di WeWord, in questo paese purtroppo lasciano la donna confinata a qualche cosa di inferiore rispetto all'uomo, nelle attività, negli stipendi, nei comportamenti. Non si possono risolvere queste problematiche se non attiviamo un'attività appunto educativa specifica. Dall'altra parte, parlo da esperto, nel momento in cui la violenza viene agita e viene compiuta, abbiamo tantissimi strumenti scientifici e anche lì io credo che possiamo migliorare moltissimo quelle che sono le nostre capacità sia sulla scena del crimine sia in laboratorio. Alcuni casi recenti ci dimostrano il diverso ambito: se siamo molto bravi risolviamo subito, se invece in qualche modo quell'indagine non ha avuto, non è stata scandita con le migliori professionalità, purtroppo i casi rimangono irrisolti, ma dall'altra parte ci sono delle famiglie che aspettano soluzioni, quindi io credo che ci aspetti molto lavoro da fare ancora, nonostante qualche segnale positivo. Ecco, signor generale, tutti i suoi illustri colleghi relatori hanno indicato due riferimenti fondamentali: la famiglia, la scuola, e poi lei diceva giustamente il paradosso che proprio in famiglia accadono questi reati, ma
che in questo mondo informatizzato le relazioni sempre più diventano virtuali e mai più di sentimenti e di affetti. Quanto potrebbe essere la colpa di questa era di WhatsApp, di SMS, che due fratelli, padre e figlio, si parlano a mezzo telefonino da una stanza all'altra? No, ma vede, ha ragione, questa è una domanda molto intelligente, perché accanto agli aspetti positivi, no, della comunicazione telefonica e soprattutto dell'informatica, perché ci sono dei dati positivi, questo ha acuito le distanze tra le persone, che già purtroppo, della quale avevamo avuto già sentore per una serie di motivi, perché oggi è più difficile vivere, perché bisogna lavorare in due. Io ricordo che insomma nella mia adolescenza quasi tutte le famiglie, in quasi tutte le famiglie bastava solamente un genitore, oggi i due genitori devono lavorare, spesso si devono alzar presto, ma la società è più complessa e più difficile. Quindi a questa fisiologica difficoltà si è aggiunta una mancanza di comunicazione, perché poi il telefono lo usiamo tutti, lo usiamo noi genitori e lo usano i nostri figli. E come ho detto poi nel corso della mia relazione, c'è una sorta di dipendenza che fa sì che si sia ridimensionata proprio la capacità dell'interazione personale, e questo non può essere che un danno, perché ancora una volta noi non diamo ai nostri ragazzi dei riferimenti precisi, non gli insegniamo quali sono i rapporti, quali sono le relazioni. Quindi io credo che dobbiamo fare una grande riflessione all'interno delle nostre famiglie, su noi stessi, e riappropriarci un po' dei nostri ruoli, delle nostre responsabilità. I ragazzi sono il frutto di quello che noi abbiamo seminato, e credo che da un po' di tempo non stiamo seminando molto bene, rischiamo di seminare ancora peggio.